paragone. È il continuo, Bertine. Quello che c'è una correlazione sempre col vecchio, purtroppo. È il continuo di una manovra di sfregio nei confronti della vecchia Salernitana. Questi signori che non hanno potuto avere mai accesso effettivamente alla piazza di Salerno, non eravamo la bandierina di Moggi e compagni a Salerno, eravamo una società indipendente. Fatto quello che hanno fatto, oggi sono venuti a prendere possesso da 2 anni a questa parte. Quando non si permettono di schierare in un posto del genere, in Salerno, Fabiani, Zavaglia e tutti gli annessi e connessi, cioè qua stiamo parlando della feccia del calcio italiano, proprio la feccia del calcio italiano. Questa è gentaglia. Allora, se mi permettete, mi spoglio un attimo dai panni di Presidente della Salernitana. Parlo a titolo personale e me ne assumo tutte le responsabilità. Aniello Alibetti. Caro signor Zavaglia, io ti do un consiglio. Leva l'ancora da Salerno. Mi avete oltraggiato oltre misura. Mi avete cancellato una società. Continuate ancora a sfottermi direttamente e mi chiamate in causa indirettamente in queste situazioni. Come ti permetti tu di nominare la parola Salernitana? E come ti permetti di offendere questa tifoseria quando tu da Salerno non ci sei mai passato e mi auguro che non ti ci facciano più passare? Leva l'ancora, carica la scialuppa con tutte le tue truppe, queste mezze cartucce che avete schierato anche in televisione avversarie a queste, e andatevene via, lasciate Salerno in pace, lasciate Salerno in pace, e speriamo che diventino come una nave dei veleni che la affondano fuori le coste salernità e che non riemerga mai più. Questa è feccia, lo ripeto, me ne assumo la responsabilità. Okay. Poi, signor Zavaglia, se ha qualcosa da dire, sa dove abito, io so lui dove abito, quando mi vuole incontrare a titolo personale non c'è sport, qui bisogna utilizzare lo stesso loro linguaggio, attenzione. Quando ho mandato il messaggio Fabiani voleva comprare la partita della Salernitana, sto ancora aspettando la querela di Fabiani, apro e chiudo parentesi, che non si è mai vista e mai si vedrà perché non la può fare. Quando ho mandato quel messaggio era per dire ai tifosi che cose gli avevano propinato nel piatto e a lui di fare le valigie e di andare via. Purtroppo sono stati inascoltati. E ora si sta facendo il bis, addirittura con Zavaglia. Devo sentire questi giovani Alibetti che credo anzitutto la possano ringraziare perché quando avevano, credo tra i 10 e i 15 anni, hanno vissuto delle belle emozioni calcistiche. Quindi credo che di questo e su questo non ci piove. Come no? Dante Santoro, rapidamente. Su questo non ci piove. Non l'hanno mai visto Zavaglia a Salerno, però. No, l'abbiamo mai visto. Però senti. Presidente, però so che anche a voi non piacciono le cose troppo sdolcinate, quindi andiamo un po' in controtendenza. Solo un ricordo che trova delle analogie con l'attualità della Salernitana. Lei purtroppo fu presidente anche di quella Salernitana che retrocesse come ultima in classifica col duo un poco memorabile Zeman-Varrella. Sì. Vedete le analogie con questa Salernitana che purtroppo sembra avere la buona gola? Assolutamente no, ti spiego per un semplice motivo, che anche quella retrocessione non fu frutto di una retrocessione sul campo di giocatori e quant'altro, lì fu un'altra vicenda del signor Zeman, che chiamo signore, ma tutto è meno che questo. Dopo il primo anno nel quale aveva giurato una certa fedeltà e la sanezza di certi principi, me li aveva esposti chiaramente, nel secondo anno purtroppo per altre vicende extracalcistiche che non riguardavano manco lui, ma me e un'altra persona, si è schierato da tutt'altra parte, portandoci in quella direzione, perché lì ci ha portato lui, se ne doveva assumere tutte le responsabilità. Ma io non lo dico non perché voglio trovare sempre un alibi o una scusa a quanto è accaduto. Se era una retrocessione maturata sul campo, io l'avrei accettata serenamente. Ma quella è una retrocessione annunciata prima e purtroppo realizzata. L'ho interrotta a metà il suo compito mandandolo a casa. Però purtroppo non abbiamo fatto in tempo più a recuperare quella squadra. Però aveva, Alibetti, quella squadra aveva comprato elementi come Iaquinta, Mauro Esposito dall'Udinese, può confermarcelo, perché si disse molto di questa vicenda, noi avevamo comprato, rispediti al mittente dal tecnico. Mauro Esposito è stata acquistata Salernitana a metà dall'Udinese, il signor Zen non l'ha mai voluto a Salerno. Nell'operazione di Michele. Esatto, non l'ha mai voluto a Salerno, per cui fu dirottato il primo anno addirittura in prestito a Cagliari. Il secondo anno ce ne dovemmo liberare sempre per sua volontà, perché secondo lui non era un giocatore che faceva il nostro caso. L'abbiamo praticamente quasi regalato di nuovo all'Udinese. Presidente, però Paolo Marino, direttore sportivo. Un po' sfortunato, perché secondi. Gli antipodi, Canovaccio Zeman, Carrozzone Moggi,
entrambi accaniti contro di voi, ma come Zeman, si spiega questi accanimenti? Zeman assolutamente nella vicenda Mogens non c'è proprio niente. Lo so, però dico, come mai? È un'altra vicenda nella quale lui è stato tirato dentro e ha dovuto giurare fedeltà a un'altra persona. Punto. Facendo il danno alla Salernitana. Lei sta dicendo che Zeman ha voluto la retrocessione della Salernitana? Niente di sembra che lo dichiarò anche nella sede competente. Con quella squadra, se vi potete ricordare gli elementi che avevamo in campo dell'anno prima, che sfiorammo un'altra volta, contendemmo col Napoli fino alla fine per poter andare addirittura in A e perdemmo le ultime due o tre partite, se ricordo bene, e dalla stessa squadra l'anno dopo fece quella calata maestosa. Datemi una spiegazione. Che Zeman la faccia per il re della moralità, ecco. No, ecco, purtroppo queste storie sono anche agli atti, queste dichiarazioni di Aliberti, ma purtroppo, che c'è stato un procedimento penale. Solo perché molte volte vediamo della gente sui giornali e pensiamo che chissà quali grandi personaggi siano. Sconvolgendo invece poter scoprire effettivamente che cosa sono. Ma non parlo solo di Zeman, se andiamo in Lega a Milano con quei rappresentanti che ci stanno, me ne potrei raccontare. Di nuovo, torno. Palladino e Benjamin furono dati alla Salernitana perché in quel momento bisognava prendere, secondo le volontà sempre del principale della situazione, Gigi Pavarese come direttore sportivo a Salerno. Poi non venne più perché già c'era in Borgia che aveva già occupato il posto e quindi quella cosa non si verificherà più, però nel frattempo i due giocatori erano già stati dati e quindi li abbiamo utilizzati. Quindi siete uno dei pochi che è riuscito a raggirare un po' la cupola moggiana in ma questo non caso. Non raggirare, queste sono persone, devi parlare il loro linguaggio, l'ho detto prima. Quindi in certe occasioni poi riesci a meditarne anche, non di chi rispetti, ma quantomeno ti lasciano perdere. Però se dici sempre sì, poi t'affossa. La loro mentalità è quella di portare alla finitura totale la società. Passate della storia, tolta la Juventus, tutte quelle nelle quali hanno operato, se no hanno avuto problemi gravissimi. Vedi il Messina che fine ha fatto. Di stampo rossiano. La cosa paradossale è che fra ancora qualche anno o due, poi sentiremo parlare di tutti i giovani, 166, Polenghi ha segnato ieri con il Sassuolo, venerdì, rapinati alla Salernitana e che sono ancora sparpagliati in tante squadre e alcuni ancora di questi vengono fuori, tranquillamente. Prego. Sarebbe oltremodo degradante per me, scusate, ho fatto il presidente per 11 anni della Salernitana vera, reale, con quelle formazioni in avanti, e con quei risultati, nel anche bene e nel male, squadre, a volte iniziano potrei mai ripetere, ero sceso in terza categoria perché era la mia Salernitana e quello l'avrei fatto volentieri, tranquillamente, se non arrivi il provvedimento di radiazione del dottor Carraro nel mese di gennaio del 2006. Solo Salernitana, per Aniello Aliberti e solo 1919. Vitolo. Abbiamo due vicende in corso molto, molto importanti, una al Tribunale di Napoli contro l'attuale Salerno 2005, nonché la FIGC autrice di tutto quanto è successo, e dall'altra parte abbiamo una grossa vertenza contro l'Agenzia delle Entrate al TAR del Lazio che purtroppo giace dal gennaio 2006, siamo al 2009 e non riusciamo a fare questa benedetta causa. Farebbe giurisprudenza, sicuramente. Farebbe giurisprudenza. No, farebbe giurisprudenza perché comporterebbe il ripristino. No, io chiedo solamente la spiegazione perché viene concesso che nell'ambito di una stessa legge una dilazione di 400 miliardi di vecchie lire alla Lazio e di 20 milioni di euro alla Salernitana, no. Cioè, qual è stata la differenza? Non so mai capito. Quindi spero che in sede di causa venga finalmente una risposta chiara e ci venga data soddisfazione. Tornerebbe a bruciapelo a far calcio a Salerno nei limiti e nei paletti che lei ha fissato, cioè con non sono dei limiti o dei paletti, dovete capire che dopo 11 anni di quella magnifica società, di quelle belle cose che abbiamo vissuto, sicuramente nulla potrebbe essere sostitutivo di quella squadra, di quella società. A quindi chi oggi la rimpiange si sente di rispondere che il primo amore difficilmente torna in essere e magari è bello ricordarlo così com'è stato oppure no? Ah, sicuramente è meglio ricordarlo così come è stato, poi le sostituzioni, i palliativi rimangono fine a se stessi, quindi non hanno per me nessun valore, però capisco anche che il pubblico la domenica abbia voglia di divertirsi e andare allo stadio, quindi si prende quello che c'è. Insomma, non grazie tanto per essere stato con noi, grazie a voi per lo spazio. Direttore Santese, grazie per